24 settembre 2022, l'isola del Giglio. È una nottata, c'è molto vento, quasi sicuramente ci sarà un gran temporale questa notte, ma io mi rifugio nella mia piccola tenda che ho picchettato ovunque, proteggendola con il telo. Ragazzi, non c'è cosa più bella di aprire la tendina, entrare, trovare la candelina accesa. Adesso sistemo i miei pantaloni impermeabili con il Kiwei. Costume lo mettiamo dentro perché non è aria. Costume dentro, sistemiamo spazzolino da denti, questo profumo di citronella è ok. Sistemiamo anche umbrella nella cassetta e ci apprestiamo ad entrare a casa, ragazzi, perché la tenda in questa circostanza rappresenta la casa, dove accendiamo la luce, spegniamo la candelina. Ed eccoci qui. Ah, quasi quasi, dimenticavo. Devo chiudere. Bisogna mettere il tiraggio qui sulla tenda. Devo appoggiare un attimino il telefono, metto, chiudiamo la nostra tendina, ecco qua, ma da un'analisi superficiale, ma secondo voi sto male? Le mettiamo in alto perché potrebbe piovere, così che l'acqua non le danneggia, non le bagna. Costume lo sistemiamo ed eccoci, ci si prepara per andare a nanna. Ma come si sta bene qui dentro, ragazzi, è qualcosa di fuori. C'è un vento fortissimo, qui si sta veramente bene, benissimo proprio. È importante, quando si fa campeggio, piegare bene i vestiti e riporli. C'è un vento pazzesco fuori, però la tenda non si muove minimamente. Proprio quel tanto che basta. Vediamo.
diciamo, la mitica maglietta di Sporting Fish del mio amico Umberto. Ciao zio Umberto, grandissimo. Mi hai portato tanta fortuna con la tua maglietta. Ho pescato molto e ancora pescherò. Se il tempo sarà buono, farò qualche altro lancio a shore jigging, perché no? Ogni tanto staccate un po' dalle città, andatevene in tenda, andatevene in campeggio. Sono pieno di... Ho beccato una medusa qui, non so se si vede mentre nuotavo, ma purtroppo capita. Succede, fa parte del gioco, come si suol dire. E ci si aggiorna dopo, ragazzi, ci si aggiorna dopo, anche perché qui, ecco, c'è mio fedelissimo lettino, sacca a pelo. Ma quanto si sta bene, ma quanto è bello il campeggio, ragazzi, mamma mia quanto è bello. Sono 20 anni che faccio campeggio, è spettacolare. Mi bevo un goccino di tè prima di andare a letto, accendo il mio fedelissimo speaker della JBL, dove mi ascolterò un pochino di musica rilassante prima di... E con questo per oggi è tutto. Sono stato a cena a mangiare il pesce da Tony, ristorante famoso di Giglio Campese, si mangia benissimo, ve lo consiglio. E lui purtroppo non c'è più, si chiamava Dario, gli amici lo chiamavano Tony. È stato il primo ristorante dove ho mangiato qui nel Giglio. Gli faccio un saluto. Ciao Dario, ovunque tu sia, la bellezza del tuo ristorante non è cambiata. Detto questo, me ne vado a letto, sono un po' stanchino e dormire, vi dico un segreto, dormire con il rumore del vento fuori, il tempo brutto. E fra poco dovrebbe scoppiare un temporale, e il temporale in tenda, ragazzi, è stupendo, è bellissimo se la tenda è fissata bene. Mettete sempre tutti i picchetti, tutti i tiranti quando andate in campeggio e vedrete che starete al sicuro. Vi saluto, buonanotte a tutti, e domani chissà, dà brutto tempo anche domani, però questa è un'isola, il tempo è di passaggio. Vi saluto e vi ringrazio. Non aggiungo altro. Ciao Stefanone. Ciao.